Canto 29. Alla fine del suo discorso, Matelda continuò cantando come una donna innamorata. Beati coloro i cui peccati sono cancellati. E come le ninfe che si aggiravano per le ombre dei boschi, desiderose alcune di trovare luoghi più soleggiati, altre, invece, desiderose di nascondersi in luoghi più ombrosi, allora ella si mosse in direzione contraria a quella della corrente del fiume, camminando sulla sponda. Ed io sulla sponda opposta la seguivo, adattando i miei passi ai suoi, piccoli. Nessuno dei due aveva fatto ancora 100 passi che le sponde del fiume, pur continuando ad essere parallele, voltarono, piegarono a sinistra quasi a gomito, in modo tale che io mi trovai con la faccia rivolta di nuovo verso oriente. Né avanzando in quella direzione avevamo fatto molta strada, quando la bella donna si rivolse a me, dicendo: «Fratello mio, guarda e ascolta». Ed ecco che una luce all'improvviso passò per tutte le parti, attraversando la foresta come un lampo, ma così intensa che mi fece quasi dubitare che lampeggiasse veramente. Ma siccome il baleno, appena giunto, cessa, e invece quello, perdurando, splendeva sempre di più, dentro di me dicevo: «Che cosa è mai questo?» Intanto una dolce melodia correva per l'aria luminosa, per cui quello straordinario spettacolo, oltre che un'ineffabile gioia, suscitò in me anche un certo istintivo risentimento contro Eva peccatrice, la quale là, in quel luogo dove la terra ed il cielo si incontrano nell'assoluta obbedienza a Dio, ella, sola, femmina ed appena creata dalle mani di Dio, non tollerò di stare sotto il velo. Se invece fosse rimasta sottomessa al volere di Dio, io avrei gustato già prima, fin dalla nascita e per un tempo ben più lungo, le ineffabili delizie del paradiso terrestre. Mentre io procedevo fra così grandi primizie, tutto assorto per lo stupore e desideroso di ancora maggiori letizie, l'aria sotto i verdi rami apparve a noi tanto splendente quanto un fuoco acceso, e la dolce melodia, sino ad allora indistinta, cominciò a distinguersi come un canto corale. Oh muse, se per voi è vero che ho sofferto e fatto immensi sacrifici, ebbene ora un altro motivo mi sprona ad invocare il vostro aiuto. Infatti, sapete che nulla mi ha allontanato dall'amore per la poesia, né le offese arrecatemi dai miei concittadini, né l'esilio, né la povertà, né la paura delle contese, né l'amore verso la moglie e la pietà verso i figli. Ora è necessario che il Monte Licona versi tanta acqua dalle sue fonti in mio favore. Ed è necessario che Urania mi aiuti guidando il coro delle altre sue sorelle muse a narrare in versi tutti quegli argomenti difficili anche solo da pensare. Poco più avanti il grande tratto d'aria che ancora correva tra noi e il punto dove erano le apparizioni faceva falsamente apparire l'immagine di 7 alberi d'oro. Ma quando mi fui avvicinato ad essi tanto che la loro figura, la quale può ingannare i sensi per la distanza, non nascondeva più nessuna sua caratteristica, la facoltà percettiva che prepara la ragione e la materia su cui si può esplicare la sua attività, vide chiaramente che essi erano candelabri e distinse nelle voci del canto la parola Osanna. L'insieme dei 7 candelabri nella parte superiore fiammeggiava assai più luminoso che la luna nelle serenità del cielo notturno a metà della notte, cioè nel momento più oscuro e alla metà del mese, quando essa è nel pieno del suo fulgore. Io, pieno di meraviglia ed ammirazione, mi rivolsi verso il buon Virgilio, ed esso mi rispose con uno sguardo non meno carico di meraviglia. Rivolsi quindi lo sguardo a quelle cose davvero straordinarie e mirabili, a quegli immensi candelabri che avanzavano verso di noi così lentamente che sarebbero stati vinti nella loro lentezza da spose novelle che lasciano la casa paterna. La donna mi rimproverò,
Perché sei così attento e rapito nella contemplazione della luce dei sette candelabri ed invece trascuri e non poni attenzione a ciò che viene detto di loro? Allora io vidi una schiera di persone vestite di bianco seguire i candelabri come fossero loro guide, e già mai qui sulla terra ci fu un simile candore. L'acqua dell'Ete si accendeva della luce dei candelabri dalla parte sinistra. E se io, appunto, la guardavo bene con una certa attenzione, mi rendevo conto che essa rendeva a me l'immagine del mio fianco sinistro come uno specchio. Quando io ebbi occupato sulla riva sinistra del fiume un luogo di osservazione, tale che il fiume soltanto mi dividesse dalla processione, fermai i miei passi per vedere meglio. E vidi le fiamme dei candelabri che avanzavano lasciando dietro di sé nell'aria strisce luminose, come se si trattasse di pannelli tirati da un pittore su di una superficie, quasi come dei gonfaloni tratti per l'aria. Così l'aria sopra il corteo rimaneva distinta, dipinta in sette liste luminose, che avevano in sé quei colori di cui il sole forma l'arcobaleno e la luna il suo alone. Questi stendardi di luce si prolungavano tanto all'indietro che la mia vista non ne distingueva la fine, e per quanto io potessi giudicare, i due stendardi esterni distavano tra loro circa 10 passi. Sotto un così luminoso cielo, simile ad un baldacchino, come io cerco di descrivere, venivano 24 signori, come patriarchi ed apostoli a due, vestiti di colore bianco come gigli. Tutti cantavano: Benedetta tu fra le donne, e benedetta sia in eterno la tua bellezza divina. Poi, appena tutto l'ambiente intorno e di fronte a me sull'altra sponda, che era formato da fiori e fresche erbe, fu per un po' libero e sgombro da quella schiera di anime degne, accadde che, così come nella rotazione celeste una stella succede ad un'altra stella occupandone il posto, vennero dopo i 24 signori, 4 animali, ciascuno coronato di alloro sempre verde. Ognuno di essi aveva 6 ali, e le penne delle ali erano piene di occhi. E se gli occhi di Argo fossero stati ora veri e vivi, sarebbero stati simili a questi, altrettanto acuti. Ora però non spenderò altre parole per descrivere le loro forme, o lettore, poiché è urgente e troppo necessario che io spenda altre rime, sicché non mi posso dilungare oltre in questa descrizione. Comunque, se vorrai leggere il profeta Ezechiele, vedrai che lui descrive con precisione quei 4 animali coronati di verde, così come essi gli apparvero, venendo da settentrione con il vento, le nuvole e le fiamme. Infatti essi erano proprio come egli li ha descritti, ad eccezione delle loro ali piene di occhi, che erano 6 e non 4, quindi quante sono testimoniate da San Giovanni nell'Apocalisse. Lo spazio compreso tra i 4 animali conteneva un carro trionfale a 2 ruote che veniva trainato da un grifone, al cui collo il carro era legato. Il tutto era il centro e l'anima dell'intera processione. Il grifone, allo scopo di non interrompere nessuna delle liste di luce con il movimento delle sue ali, teneva rivolte verso l'alto le ali stesse, e poiché camminava al centro della processione, le ali passavano tra la mediana delle 7 liste luminose che stava al centro esatto della processione e al centro delle ali stesse. Così il grifone non sfiorava in questo modo minimamente neppure le altre liste luminose che erano poste in modo simmetrico, appunto, 3 alla sua destra e 3 alla sua sinistra. Le ali che appartenevano alla natura divina salivano così in alto fino a Dio, tanto che non era possibile vederne la fine. Quindi il grifone aveva le membra d'oro, cioè la testa e le ali in quella parte di corpo appartenente all'aquila. Invece le altre parti del corpo, quelle che appartenevano al leone, erano di colore bianco e vermiglio come le carni umane. Questo carro non solo era molto più bello di quelli usati a Roma per il trionfo di Scipione l'Africano o di Augusto, ma addirittura era più bello di quello del sole che sarebbe apparso povero rispetto ad esso. Quindi 3 donne venivano danzando in circolo dalla parte della ruota destra del carro. Una, che rappresentava la carità, era tanto rossa che a stento sarebbe stata visibile tra le fiamme.
Un'altra, che rappresentava la speranza, era verde, tanto che sembrava fatta di smeraldo. La terza, che rappresentava la fede, appariva candida come la neve caduta al di fresco. Esse apparivano ora guidate dalla bianca, ora dalla rossa, e dal canto di quest'ultima prendevano il tempo per danzare, ora lento, ora rapido, tutte e tre. Alla sinistra del carro danzavano quattro donne. Erano tutte vestite di porpora e danzavano secondo la cadenza ritmica di una di loro, che aveva tre occhi sulla testa. La prudenza. Dietro al gruppo già descritto, vidi due vecchi differenti quanto al vestito, ma simili nell'atteggiamento dignitoso e grave. I due evangelisti Luca e Paolo. L'uno, Luca, appariva dall'aspetto dell'abito un seguace del grande Ippocrate che la natura creò per la salute di quegli animali a lei più cari, cioè gli uomini. L'altro, San Paolo, mostrava la professione opposta a quella del medico, cioè quella del ferire, con una spada in mano luminosa ed aguzza, simbolo dell'efficacia penetrante dell'eloquenza, tanto che mi fece paura anche se io mi trovavo al di qua del fiume. Poi, dietro ai due, San Paolo e San Luca, venivano altri quattro, con aspetto dimesso e umile. Dietro ai quattro vidi venire un vecchio solitario con la faccia arguta, penetrante, che pareva dormire, in estasi. E questi ultimi sette personaggi erano in abito bianco come la prima schiera dei 24 signori, ma sul capo non avevano ghirlande ed ornamenti di gigli, bensì avevano ornamento di rose e di altri fiori color vermiglio, rossi come il simbolo dell'ardore e bianche le vesti come il comune fondamento della fede in Cristo. Chi li avesse visti un po' da lontano avrebbe giurato che sulla fronte tutti ardessero di vere fiamme, e quando il carro giunse proprio davanti a me si udì un tuono, un segno divino, e quelle genti, degne di onore e di venerazione, apparvero a noi come se il proseguire fosse stato vietato, essendosi lì fermati insieme ai candelabri e ai vessilli, che per primi erano apparsi.